Si intitola Dov'è Mario? Una serie televisiva da ben 4 episodi scritta dal buon Corrado Guzzanti, il famoso personaggio televisivo italiano con Mattia Torre, diretta da Edoardo Gabrielini ed è prodotta per la Sky da Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Giannani. Un esperimento in piena regola che mescola la sitcom televisiva e la fiction. La tensione della satira è un format che spazia tra la commedia, il thriller, l'ironia, per un atteso ritorno in grande stile di Corrado Guzzanti nel piccolo schermo dopo ben 3 anni di assenza. Al via mercoledì alle ore 21:10 su Sky Atlantic HD, dove Mario ruota attorno al professor Mario Bambea, che possiamo definire come un fine intellettuale, protagonista della serie in questione, esponente di spicco di un'intelligenza di sinistra, rimasto vittima però purtroppo di un incidente dietro la stradale. Uscito dal coma, Bambea subisce uno sdoppiamento, trasformandosi nell'alter ego di zio Verace, ma anche volgare comico di Roma. Mi sono quasi commosso nel vedere questo progetto finito, avrebbe detto ieri Guzzanti presentando la serie a Roma. L'idea è nata anni fa, ho avuto un iter creativo divertente e gratificante, ma complicato, spero possa fare da apripista e a nuove commedie all'italiana. Il tema portante è la crisi degli intellettuali. Erano le guide morali del paese, ora sono stati messi fuori gioco, ridotti a caricature di se stessi, figure di guerra della televisione. Beh, che dire, ha ragione il buon Corrado Guzzanti, secondo me, il grande personaggio televisivo italiano. Vi ricordo che però tra gli altri, oltre a Guzzanti, ci sarà anche la bella, brava e simpatica, ma anche molto sexy, Virginia Raffaele, Evelina Magnaghi, Paola Rignanese, Rosanna Gentili, Emanuele Farelli ed infine, ma non per questo di meno importanza, Valerio Aprea. Non mancheranno però anche camere di eccezione da Mentana a Travaglio, da Walter Veltroni a Michele Santoro. Bene, un prodotto dunque sofisticato, intitolato Dove è Mario, in cui abbiamo una versione di Guzzanti in Dottor Jekyll ed anche però Mr. Hyde, che si fondono in un unico progetto. Bene, complimenti, iscrivetevi, commentate, un saluto e grazie.